Roberto Pruzzo nasce a Crocefieschi il 1 aprile 1955, cresciuto nelle giovanili del Genoa, esordisce come titolare il 2 dicembre 1973 in Serie A contro il Cesena. Inizialmente però Pruzzo non voleva diventare calciatore, infatti l'allora presidente Fossati ha faticato per convincere il futuro campione a firmare il contratto. Non pensavo di diventare un calciatore, giocavo per divertimento e l'idea di firmare un contratto mi convinceva poco. Poi tutto cominciò a correre, mi trovai in prima squadra e la passione diventò un lavoro. Nonostante la retrocessione in Serie B, Pruzzo contribuisce alla vittoria del campionato cadetto con 18 gol, laureandosi capocannoniere insieme a Giuliano Masiello. Realizza il suo primo gol in Serie A il 3 ottobre 1976 contro la squadra dove Pruzzo raggiungerà l'apice della sua carriera, cioè contro la Roma. Il 13 marzo 1977 Pruzzo segna il gol decisivo nel derby stracittadino contro la Sampdoria. Nonostante nella stagione 1977-1978 la prolificità dell'attaccante italiano abbia subito un calo, l'allora presidente della Roma Anzalone ne approfitta per acquistarlo per ben 3 miliardi di lire. Inizialmente nei primi due anni Pruzzo non riusciva ad esplodere e i giallorossi lottavano per la retrocessione. Lo stesso Pruzzo ha dichiarato in un'intervista che non si riconosceva più. Poi infine diventa quel leggendario attaccante che penetra nel cuore della tifoseria romanista e che realizza una storica scalata. Infatti a termine della stagione 1978-1979 segna il gol salvezza contro l'Atalanta. Nella stagione 1979-80 vince la Coppa Italia e nella stagione 1980-81 vince il titolo di capocannoniere con 18 reti con 2 triplette contro l'Udinese e l'Inter e conquista la seconda Coppa Italia con i giallorossi. Pruzzo bissa poi il titolo di capocannoniere nella stagione successiva, questa volta con 15 reti, e nella stagione 1982-83 sigla il gol che regala il secondo scudetto della Roma contro la sua ex squadra, il Genoa. Roberto Pruzzo, campione d'Italia Genova, un gran bel gol, contestato all'inizio del campionato, hai perso la classifica cannonieri, ma penso che hai trovato un grande scudetto, no Roberto? Era l'obiettivo di tutti, arrivare al titolo. Ho avuto delle disavventure nel finale del campionato, negli ultimi due mesi ho fatto 3 partite in tutto, ho fatto finora 11 gol e sicuramente potevo fare qualcuno di più, credo di aver disputato uno dei migliori campionati della mia vita e in più è arrivato lo scudetto che aspettavamo da noi da 5 anni, che fosse da 40. Nella stagione 1983-84 segna un gol spettacolare in rovesciata contro la Juventus all'ultimo minuto che regala il pareggio alla sua Roma per 2-2, mentre nella Coppa dei Campioni realizza prima la doppietta contro il Dundee United nella semifinale di ritorno, vittoriosa per la squadra romana per 3-0 ribaltando la sconfitta del 2-0 dell'andata. Poi nella finale contro il Liverpool realizza il gol del momentaneo pareggio con un colpo di testa. Nella stagione 1985-86 il grande attaccante giallorosso si laurea capocannoniere per la terza volta e in quell'annata si ricorda per la straordinaria manita messa contro l'Avellino. 2 anni prima dovevo andare alla Juventus, poi c'è stato il Milan. Alla fine Moggi ha avuto un'intuizione fantastica, ovvero pensare che anche a Roma si potesse vincere lo scudetto. Hanno lavorato bene e si sono mossi per allestire una squadra importante. Il primo anno però è stato drammatico. La squadra non c'era, ci siamo salvati dalla retrocessione per un mio gol. È cambiato tutto nel giro di poco tempo. Con l'arrivo di Viola e Liedholm la Roma ha cambiato pelle. Ogni anno arrivavano giocatori importanti, uno o due alla volta, per continuare nella crescita del gruppo. Con Liedholm alla guida la mentalità è cambiata, abbiamo cominciato a vincere. Nonostante questi successi, Pruzzo non riesce ad avere tanto spazio nella nazionale italiana. Non scende mai in campo agli europei del 1980, non viene convocato ai mondiali del 1982 e del 1986, decisioni che non mancano polemiche. In seguito Roberto Pruzzo passa alla Fiorentina, dove per ironia della sorte realizza il suo unico gol con i Viola proprio contro la Roma, valido per lo spareggio per la Coppa UEFA nel 1989-90. Dopo questa esperienza con la Fiorentina si ritira dal calcio giocato e diventa allenatore. Pruzzo ha avuto una vasta influenza in tutta l'Italia. Nel 1983 partecipa alla partita finale del film Don Camillo, una squadra insieme a Carlo Ancelotti e Luciano Spinosi contro una squadra dove gioca un altro campione, Roberto Boninsegna. Nel 1984 appare brevemente nel film di Lino Banfi, l'allenatore del pallone, riappare anche nel seguito uscito nel 2008. Il 20 settembre 2012 è tra i primi 11 calciatori ad essere inserito nella Hall of Fame nella squadra di calcio della Roma. Cosa mi resta della mia carriera da centravanti? I gol sbagliati e le sconfitte. Delle vittorie ho goduto poco perché sono subito volate via. Le sconfitte no, sono rimaste qui e ancora ci combatto. La retrocessione in B del Genoa causata anche da un mio rigore sbagliato e la finale di Coppa Campioni persa con il Liverpool, nonostante il mio gol, ancora mi vengono a trovare ogni tanto.